Il maiale sta arringando la popolazione della contea appena conquistata. Ora le vostre terre sono mie, perciò farete come dico. Tutti pagherete pesanti tributi e vivrete nel dolore. Proprio oggi mi metto in viaggio con il re. Presto faremo ritorno. I tuoi continui assalti ci forniscono il diversivo ideale. Noi arriveremo prima possibile a darti manforte con i rinforzi. Col lupo che si avvicina da dietro, decidi di tagliare in due le forze nemiche conquistando una delle contee del maiale. Costui è famoso per lanciare in battaglia moltissimi soldati e non è abituato alla sconfitta. Molto probabilmente sarai soverchiato numericamente, per cui dovrai sfruttare a tuo vantaggio la conformazione del territorio. Gli scout indicano la presenza di un forte che presidia il passo montano più avanti. Se stabilirai una guarnigione in questo luogo, è probabile che sarai attaccato dall'esercito del maiale. I nostri amici misteriosi hanno inviato dei nuovi progetti, questa volta per una grande balestra posta in cima a una torre. Dovrebbe essere molto utile contro gli strumenti di guerra del maiale. Bentornati in Stronghold. Allora, missione difensiva. Abbiamo già una bella balestra montata qua sopra, qualche balestiere qua, qualche arciere qua. Possiamo cominciare a costruire un altro po' di arcieri da mandare tipo qua. Ok. E possiamo anche cominciare a convertire un paio di questi almeno a far balestre. Dopodiché ci serve di sicuro una gilda dei genieri, perché le baliste hanno bisogno di genieri, e poi abbiamo la nostra balista. Perfetto. Dopodiché cosa ci servono? Tante miniere di ferro. Qui non è possibile, mio signore. Probabilmente fin troppe. E mettiamo giù anche un bel po' di casupole. E cominciamo a tirar fuori quello che possiamo. Qui abbiamo birra. Non vedo però la produzione. Sì, c'è un po' di luppolo qua. Non vedo la produzione di birra, effettivamente. Andiamo a mettere giù subito uno di questi, se non è qua. E intanto andiamo subito a vedere cosa succede con le truppe del maiale. Allora, dovremmo avere qua un... Intanto sta arrivando qualcuno. Purtroppo non ho avuto tempo di mettere giù qualche altra difesa. No, forse ce l'ho un po' di tempo, eccole qua. Non ho abbastanza legname, ok. Oddio, questi arcieri sono nel posto sbagliato. Possono tirare da qua. E queste trappole sono veramente letali. I mazzieri ce li siamo giocati. Ok, e siamo sopravvissuti brillantemente al primo attacco, e ora sarebbe da riparare queste mura. Vediamo cosa possiamo fare. Non penso che abbiamo roccia infinita. Dovremmo usare questa più che l'altra, ma va bene lo stesso. Ok, e andiamo a metter giù anche, se possiamo,
Temo purtroppo non avremo così tanto cibo, quindi andiamo a mettere giù un altro paio di questi. Ok. E poi servirà di sicuro altro legname, non so quanto serve del legname. Legname potremmo effettivamente avere, e qui abbiamo bisogno anche di un bel mercato. Ma intanto possiamo mandare, allora qui siamo a più due, una taverna operativa, possiamo... Nel tesoro, signore. Proviamo a vedere se riusciamo a stare in attivo con un po' di tasse, perché ci servono soldi per un sacco di cose. Allora, io non ho visto da nessuna parte la roccia, sinceramente, in tutto ciò. Però penso che qua si possa costruire forse una seconda torre per tirare a difesa di questo primo muro. Idealmente io vorrei tenere questo muro per tutta la partita, perché effettivamente noi abbiamo un po' di linee di difesa, non siamo... Ma se riusciamo a fermarli qua, sono anche più felice. Allora, vediamo quindi per la nostra famosa... Per la nostra famoso mercato, ci siamo quasi. Serve però altro legname. Ok. Qui abbiamo la nostra... Dove andiamo? Condizione. Allora, qui intanto abbiamo un po' di questi. Servono più armi, sì. Oddio, io li ho creati, ma... Dove sono saltati fuori? Penso che saranno ancora qui. Avrò bisogno di farli camminare fino là in fondo. Io intanto devo sempre tenere conto. Stanno calando, mio sire. 3 mesi di scorta sono decisamente troppo pochi. Continuiamo a mettere giù questi. E speriamo che bastino. Non mi pare che stiamo producendo grano. Metto un granaio. 2 grani. Consumato di nuovo tutto il legno. Servirà anche un mulino. Ma prima di tutto io vorrei veramente fare questo mercato, perché purtroppo ho fatto l'errore di consumare tutto. E mentre mandiamo tutti quelli che possiamo qua. Allora, e appunto vorrei un'altra torre con un'altra di queste baliste. E magari il nostro lord un po' lontano dal campo di battaglia, per favore, può tornare qua. Perfetto. Allora, vediamo se arriva del legname. Siamo quasi senza cibo, mio sire. Le scorte di cibo stanno calando, mio sire. Cibo sempre in discesa. Le scorte di cibo stanno calando, mio sire. Il granaio è vuoto. Abbiamo finito assolutamente il cibo. Gli scout indicano un esercito del maiale in rapido avvicinamento. E quindi a questo punto diminuiamo tasse e cibo. Siete un sovrano giusto. Purtroppo senza cibo non andiamo lontano, ma stiamo cominciando. Nel granaio crescono, mio sire. Ok, stiamo accumulandolo. Questo è un meno 4. Non lo potremo tenere in eterno, ma per un pochino lo possiamo tenere e dovremmo essere arrivati ad avere a disposizione questo, con cui andiamo a cambiare. L'armeria è stracolma, mio signore. Questi e a comprare un po'. Non è rimasto molto. Un po' di queste. Poi ci servono 2 di questi. Anche 4. E andiamo a mettere giù un'altra bella torre. E sulla torre andiamo a mettere un altro. Una balista. Eccola qua.
Dopodiché abbiamo bisogno di due genieri che non vedo. Due genieri che non vedo. Perché non devo averli costruiti, devo avergli detto semplicemente di andare da qualche parte. Ok, eccoli qua. E dovremmo avere... Ok, stanno arrivando un altro po' di mazzieri. Vediamo se abbiamo tempo per pecciare un pochino queste mura. Sembrerebbe di sì. Perfetto. Siamo sopravvissuti all'attacco nemico. L'armeria è stracolma, mio signore. Ok, queste invece penso che vadano riparate esattamente così, perfetto. E queste van bene così, perfetto. Qui non sono ancora arrivati i nostri genieri. Dove sono? Si sono persi i genieri. Vostra grazia. Ah no, eccoli qua. Cosa possiamo fare? Perfetto. Vostra grazia. Agli strumenti d'assedio. Ok, e questi sono a posto. Fuori dagli strumenti d'assedio. Dobbiamo costruire gli strumenti d'assedio. Ok. E quindi abbiamo a occhio tutto. Siamo sopravvissuti più o meno a metà della battaglia. Adesso andiamo a vedere la situazione del cibo, ma prima andiamo a mettere giù un bel po'. L'armeria è stracolma, mio signore. Di queste. Qui non è possibile, mio signore. Serve del legname. In modo che possano fare un po' di danni. Allora, a questo punto dovremmo avere abbastanza cibo. Possiamo anche provare... No, mi ha detto serve del legname un momento fa, quindi servirà assolutamente del legname. Possiamo in realtà comprarlo. Ok. Serve del legname. Mettiamo qui giù uno. Possibile, mio signore. Ho detto compra o vendi? Ho detto compra. Ok. Qui non è possibile, mio signore. Facciamo questo e poi facciamo del legname. Del fornaio. Un fornaio fa questo, perfetto. Sì, il oddio. Allora, il lato stupido del pane è che stiamo facendo effettivamente un sacco di pane. Servono più armi, sire. In attesa di ordini. Servono altre reclute, sire. Sì, capo. Servono più armi, sire. Comunque, questi li possiamo mandare qua. A distruggere quello che potrebbe buttare giù il muro. E intanto aspettiamo di vedere cosa arriva. Allora, qui il cibo penso che sia... sta calando. Ma dovremmo cominciare a fare un po' di pane. Purtroppo poi il pane dovrà arrivare fino al granaio. Possiamo fare un secondo granaio? Penso di sì. Mettiamo quindi un secondo granaio da queste parti. Deve trovarsi vicino al granaio. Deve trovarsi vicino all'altro granaio. Fantastico. Allora proviamo a vedere se abbiamo tempo di mettere giù qualche trappola. Allora. Serve del legname. L'armeria è stracolma, mio signore. Le Gli scorte scout indicano un esercito del maiale in rapido avvicinamento. Ok, siamo al 100%, scendiamo di nuovo qua. Oh, solo mezza razione. E
e aspettiamo che arrivino i cattivoni. Altro po' di arcieri. Li mettiamo qua. Questo può star qua. Quelli sono a posto. Quelli sono. Ci stanno attaccando. Oddio, non avevo cacciato questo pezzo di mura. L'armeria è stracolma, mio signore. Ecco, magari questi non ti. Dovrebbero tirare ai mezzi d'assedio, ma. Oddio, voi dove state andando? Tornate immediatamente indietro. Ok, mezzi d'assedio distrutti. Ora arriva un sacco di gente. Non si sono avvicinati neanche un po'. Ah no, c'è ancora un'altra ondata. Ma sono, non sono tantissimi mazzieri. Dovrebbero. Non dovremmo avere problemi neanche con loro. Soprattutto quelli che. Soprattutto quelli che cadono nelle nostre trappole. Perfetto. Ok, andiamo a vedere lo stato del cibo. Lo stato del cibo è eccellente, possiamo andare a razioni piene per un po'. E possiamo continuare a provare a mettere giù un altro po' di trappole. E poi vado a vedere l'armeria stracolma. Allora, armi. 1, 2, 3, 4... Uno, ecco, questo diciamo che potrebbe essere un sistema per dissuadere e girare qua attorno. Andiamo a vedere l'armeria strapiena. In attesa di ordini. Servono più armi, sire. Servono più armi, sire. Potete contare Servono su di noi. Servono altre reclute, sire. Ok, a questo punto io venderei un po' di roba. In realtà non ci servono, penso, per l'ultima difesa. Non c'è spazio nell'armeria. Volevo venderle, non volevo comprarle. Ok, e il resto penso di attendere. Allora, abbiamo 1100. Cibo sembra che ne abbiamo abbastanza. Possiamo mettere giù magari un paio di cacciatori. Serve del legname. Tre cacciatori. E compriamo del legname. Comprerei anche. Allora, vediamo se ho abbastanza per un'ennesima torre. Serve della pietra. No. Ok, quindi possiamo. Non c'è un tasto per andare al compravendi. Dovrebbe bastare la torre media. E mettiamo appunto qua. Proviamo a metterla lì.
E vediamo se effettivamente riusciamo da qui a tirare con una balista. Balista che non possiamo mettere qua sopra, serve una torre grande. Va bene, quindi io prendo questi quattro arcieri e li mandiamo... Ah, non posso mandarli lì. Un messaggio dal maiale. Sei cibo per cani. I miei uomini ti spezzeranno le ossa. Ok, adesso ce la fanno a salire. Sì? Immediatamente. Sempre pronto. Arcieri pronti. Vado. Ok, ne mando due qua sopra, giusto per usare questa torre. Giusto per controllare. Ah no, adesso si può. No. No. Le serve del maiale ci stanno attaccando. Serve proprio la torre grande. Va bene, stanno arrivando le truppe del maiale, vedo un sacco di truppe. Non vedo mezzo assedio per ora. Potrei quasi preparare questi per... Ecco i mezzi d'assedio che arrivano. E questo direi che è l'ultimo assalto. Frecce da tutte le parti. Noi potremmo aver bisogno di un'altra linea di muri. Andiamo a costruirla. Arcieri sacrificati. Allora, se la balestra già non sta tirando, è il momento giusto che cominci a tirare sulle macchine d'assedio e direi che ci siamo. E arriva un'altra ondata. Ma non si è neanche avvicinata. Ecco un altro giro di mazzieri, forse no, ce ne sono ancora. Un po' si immolano sulle nostre trappole. Ed ecco quella che penso sia l'ultima ondata. Non hanno speranze. Di là non sono ancora arrivati gli arcieri che ho mandato. E vediamo se era l'ultimo attacco. Se no, ok, siamo a 100. È un ultimo attacco. Le trappole sono molto comode. Hanno veramente tanti danni. E le raddoppio. Serve del legname. Serve del legname. Vado a comprarmi anche del legname. Allora, come siamo? Ci possiamo messi bene. E siamo... Nessun cambiamento nel... Una cosa normale. Qui aumentiamo. E andiamo a comprarci del legname. E facciamo tutte le trappole. Il legname non basta, Sire. Un messaggio dal maiale. Mi hai fatto infuriare. La pagherai caro. E invece nessun altro attacco. Effettivamente era l'ultimo quello che abbiamo visto. E quindi io vi saluto e vi lascio con le parole finali. Vittoria! Del gioco. Sei a un punto morto.
Anche se hai conquistato una contea del maiale, il lupo è alle tue costole e ha riconquistato le contee che erano del serpente.